Questa mattina presso l'ex isochimica sono arrivate le gru per avviare le operazioni di rimozione del secondo silos. Si sta provvedendo in queste ore al posizionamento dei mezzi. Domani pomeriggio inizieranno i lavori con le operazioni di calo. Si passa così al secondo step di bonifica. Il silos grande, alto 20 metri, è stato già ingabbiato un paio di anni fa perché è a rischio crollo. Le operazioni si annunciano delicate sulle pareti interne, c'è infatti ancora amianto. I lavori dovrebbero durare circa 20 giorni. Lo scorso 13 maggio intanto è stato portato via il silos piccolo, trasportato in discarica a Matera. L'intervento è stato realizzato dalla PMT Ecologia di Civitavecchia, che provvederà anche alla rimozione del grande. La torre già battuta è quella attraverso la quale le polveri derivanti dalla scoibentazione delle carrozze passavano nella torre più alta attraverso l'impianto di aspirazione. Terminata questa fase, che ha compreso anche la messa in sicurezza di 15 cubi in cemento amianto, prende il via il secondo e più importante passaggio per la bonifica.